Ha parlato in conferenza stampa questa mattina il tecnico Zeman all'EKK Hotel in vista del match di domani, fischio d'inizio alle 17:30 contro il Monopoli, gara fondamentale da vincere per restare al terzo posto. C'è l'incognita meteo, prevista pioggia abbondante domani a Pescara. Il tecnico Zeman ha anche scherzato un po' in conferenza, ha detto speriamo la pioggia anticipi un po'. Saranno tanti gli assenti, indisponibile il portiere Plizzari e lo squalificato Crescenzi, non ci saranno Rafià, Vergani e Merola non è al meglio, l'attaccante esterno farà comunque di tutto per esserci. Tornano invece regolarmente a disposizione Milani e Brosco. I passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Zeman con le immagini di Diego Martelli. Come sta la squadra dopo quel brutto KO di Taranto? Chi sono gli eventuali indisponibili? E si è un po' preoccupato per questa allerta pioggia forte e abbondante nella giornata di domani? C'è la voglia, poi bisogna anche metterlo in pratica. Ci manca Raffia e Vergante, è squalificato Crescenzi e Plizzari che per ora non lo vedremo per un po' di tempo. Abbiamo perso facendo male, poi figuracce, sono un'altra cosa. Non abbiamo giocato quello che dobbiamo giocare, è già solo che abbiamo fatto 400 passaggi più dell'avversario, dà un significato. Io sono contro possesso e invece abbiamo giocato solo su possesso senza mai affondare. A me, ma io penso che siamo andati con la testa sbagliata sulla partita, nel senso che sembrava facile, e quello che sembra facile è sempre più difficile. Abbiamo lavorato tutta la settimana per giocare diverso. Poi, ripeto, a parte tempo permettendo, spero che non si ripete più. A me è una squadra che cerca di giocare proprio calcio, poi a volte giocano a 5, a volte giocano a 4, bisogna vedere che scelte faranno domani, ma per noi dovrebbe essere ininfluente. Ce la giochiamo sapendo che ci stiamo giocando il campionato. Non lo so chi c'è più Cioè, lo sa ma non ce lo chance. Lo dice. so, ma non ve lo Ah, dico. o giocano tutti e due. La formazione la do sempre a loro prima. Per caratteristiche, chi è il giocatore più simile a Rafià? Non ce n'è. Possono giocare anche tutte e due, Mora e Jabua, oppure Palmiro e Kraja, comunque almeno loro due come ossatura ci saranno. Tutto può succedere. No, io allora faccio una Vabbè, tampoca. siamo in 22, ne devo tirare fuori 11, spero che. Faccio un'altra domanda sempre sul portiere, visto che c'è stata comunque qualche incertezza nei primi minuti di Sommariva, non solo di lui, ci mancherebbe altro. Volevo chiedere se Daniello in questa settimana lo ha provato, può avere qualche chance o le gerarchie almeno lì sono chiare. Grazie. Vabbè, a me Daniello mi piace molto, poi ci sono anche delle graduatorie in partenza. E io non vorrei che se Sommariva ha fatto un errore, farlo fuori per quello. L'influenza avuta in settimana da De Sogus e delle Monache può influire le scelte di domani o se sono al 100%? E se nelle sue gerarchie a destra comunque Cuppone l'alternativa a Merolo ci può giocare anche uno tra delle Monache e De Sogus? Grazie. Vabbè, se non c'è Merola bisogna metterci qualcuno, sì. Ma io spero che c'è, a parte che ragazzo ci vuole essere da quello De Sogus e delle Monache come stanno? L'influenza li che. penalizza un Anche po'? Cancelotti c'aveva influenza, erano in Però è tre. rientrato subito. Rientrato, loro sono rientrati ieri e sembrano in buone condizioni.